Sto andando a Roma con Paolo Villaggio. Credo di dover andare in macchina con un mio vecchio amico, con Renato Pozzetto, che mi sta aspettando in un grande salumificio. E siamo dati appuntamento dal PEC. Forse il più famoso salumaio d'Italia e forse uno dei migliori del mondo, no, sul serio. Per quello che riguarda i salumi, ci sono salumi di vario tipo, c'è il mitico felino, varie qualità, poi il salame di Gavi. Paolo è un amico da tanti anni, ci vediamo poco perché lui vive a Roma, io vivo a Milano. Ci sono vari tipi di formaggi, ci sono formaggi olandesi, tedeschi, molto buoni. Provo molto affetto anche se non lo frequento, diciamo, spesso. È un amico, no? Io non ho molti amici che facciano questo mestiere. Invece lui fa questo mestiere ed è mio amico. Dividiamo la passione per il cibo, quindi insomma si parla molto di cibo, si mangia molto, si beve anche. Io ho scelto Renato perché lui è un guidatore, ha fatto 9 Parigi Dakar, lui è un maniaco della guida, ma un maniaco guida salumi e poi ha anche un grande senso dell'amicizia per degli amici che gli dimostrano amicizia, quindi è un aspetto anche molto dolce di Renato che mi piace. Al di là del lavoro c'è anche il piacere di stare con Paolo, adesso sta lavorando a Milano ma non ci siamo ancora incontrati, quindi è l'occasione per raccontarci un po' di cose. Adesso andiamo lì e vediamo cosa è successo di Pozzetto, spero di trovarlo ancora in vita perché lui è ingordo e non sa trattenersi. Ciao Renato. Ciao Paolo. Come sei? Sì, bene. No, di fare di beh... È chiuso? No, ha fatto aprire. No. Faccio preparare una merendina, tu sai. Sì. Nel nostro paradiso, no? Sì. Sì. Allora vieni là. Vieni. È dolce perché. Un po' di dolce. Cacciatorino. Sì, sottoceti, prosciutti, culatello, patè di fegato d'oca, salsiccione e prosciutto crudo. E vino. Ma non si può prendere una piccola cosa? Per mandare via l'unto della notte. Questa qui è una dieta che fanno in Islam, no? Di Ramadan. Hai visto Tyson? Chi l'ha visto? Prima l'ha menato, prima lo volevo uccidere, poi l'ha abbracciato, visto che carino alla fine. Molto, un bravo uomo. Un bravo uomo. Mi dai una mano Paolo? Grazie dell'ospitalità eccezionale. Grazie, arrivederci, grazie mille, arrivederci. Grazie mille, arrivederci, un'altra vez. Poi là. Cazzo, ma fa troppo caldo qua per i nostri... Dov'è? Già che vedo. Ammazza. Io non ne vedo. Sì, allora questo... Paolo dov'è? Qui, no? Sentici, guarda che dentro fa un caldo pazzesco, vuoi toglierti addirittura... Tutto mi tocco. Arrivederci. 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 Siamo pronti? Sì. Grazie. Io guido adagio, io vado adagio. Ma non tanto adagio, cazzo. Eh? Non tanto, avanti. Io no, non vado da lì. Sai che temo che non mi entri? Questo è comodissimo. Io vado da lì, tu non ti devi preoccupare. Andiamo? Non la facciamo più la Dakar, no? Da quanto tempo è che non lo faccio? Adesso... sono 78 anni. Adesso appena siamo sull'autostrada ci togliamo tutto, è pericolo vero in città. Certo, no? Questi cosa sono, guanti? Da ballina moschettina? La maserina. Sono i famosi guanti, no? Con i guanti. Ho
ecco qui. Sì, tanto stiamo uscendo dalla città, ormai non c'è più. Sì, il rischio. Sono molto preoccupato per il pane. Perché? È perché non lo vedo. Il culatello dov'è? Quale il zona? Culatello è il primo. Qui. Primo reparto in alto, ma. Sì. Quello no, il secondo. Questo qua. Aspetta. Cavoli, aspetta. Dovrebbe essere questo un po'. Già mi hanno messo. È squisito. Senti, un pezzettino di pane, no? No. Scusa Paolo, io veramente sono veramente preoccupato per il pane. Vabbè, allora aspetta, ho tiro avanti. Il sovrumano è pescato. Eccolo qua, guarda, c'è questo pacco qua. Ma questi sono 50 kg di pane, ma come? E beh, ma sai. Tu vuoi un pezzo di pane? Sì. Ecco che bello. Non uccide più la gola che la sciarpa. Io vedo svogliato però. Sai del lardo? Leggo io. Qui c'è scritto cacciatorini. Cacciatorini. Ma bisogna tagliarli. Ma magari sono già. Sono già tagliati, dici? No. Aia. Ah beh, ma si mangia di prepotenza. Dici a morsi? L'ho strozzato. Tengo la zucchetta. Manco ligami. Poco. Wow. Anche il sapore di noi lo sta volando. Il primo nella mia vita. Stai già dormendo? No, leggerissimamente. Eh? Leggerissimo. Piccola biocco. Metto via un po' di questi salumi, ne vuoi addentare un altro? No. Occhio. Non capisco cos'è. Sento una specie di allarme, lo sento anche tu. Cos'è che cerchi? Ma sento una specie di allarme. Senti un allarme? Non lo senti? No. Boh. Non senti? Niente. È una tua allucinazione, sai? Stamattina hai fatto colazione, sì. Sì, ma poco. Ma tu mangi continuamente, però. Continuamente. Non è che sono degli non è che mezzogiorno. Sì, lo so, sì, come i fagiani. Back, sì. È un continuo mangiare. Cioè mi sveglio con l'ossessione del cibo. Mi sogno anche di e mangiare. E fai anche i programmi di programmo, cibo. Programmo. A lunga scadenza a lunga scadenza. Anche viaggi per il cibo? Sì, come andare no. Dove? Andare per esempio in Spagna, andare per esempio a Segovia a mangiare il cociniglio. Il ritmo che ho io purtroppo è sveglio alle 6:30. Fai la pipì. Faccio la pipì. Poi ti alzi. Poi mi alzo, guardo un po' la televisione, fai cambiare lenzuola, i giornali, che non sono, leggo, le sfoglio. Ma leggi masticando o...? Masticando. E sono le 9. 9, bicicletta. Bici e vai da cova. Vado da cova, buongiorno. E intanto ti sei fatto già un cornetto? Fino un cornetto e un nuovo poché, un nuovo, sai quelli... cotti nell'aceto e poi... Il giornale lo leggi solo, non è che mangi un pezzettino di... No, mai capitato. Trattamento, un foglio, no, una pagina dello sporco, le cose lì, no? Mai. Tutti
ti sei già accudito, cioè mi sono fatto la barba tutto. Sei veloce nelle operazioni? La barba ci metto 40 minuti. E vabbè, ma no, guarda. Un bel faccione. Perché non tanto per il faccione, proprio la cura. Ma riesci a devo prima fare una preparazione. La palta. Una crema morbidente. La famosissima faccia di palta. Cioè, massaggio con. Tipo faccia di palta. Tipo. E tu in quel momento lì puoi dire quello che vuoi, perché hai la faccia. Chiaro. Ti metti tutta la palta in faccia e poi dici quello che vuoi, no? Sì. Vai da tua moglie, fai le promesse, non mangio più, non faccio più tardi, vero? È vero. E lei? È una trappola quella. E allora mi metto poi un panno caldissimo. Dove? Barba. Ho beccato che ti sembra avvocato. Guarda che leggerissimamente. Ho beccato prima. Ma fatto qui dove siamo? Siamo già oltre Firenze. No, dove siamo? Siamo a Casal Pusterlengo. Giù di lì, siamo vicinissimi a Milano. Ora, guarda, Casal Pusterlengo. Senti, lì nel tuo albergo a Milano vende moda, è pieno di indossatrici. Sì, adesso stilisti, purtroppo sono stilisti. Molti stilisti. Molti stilisti vestiti di nero. E adesso sono tutti vestiti di nero, con la canotta, vero? Non ho mai capito più io quella cosa. Quella cosa, cioè, non metto più la camicia. Canotta. Metto la canotta. Stilisti, designer. Sì, ma designer. Vedi, non li sopporto perché, nonostante tutto, loro, soprattutto le mannequin, le modelle, mi guardano e mi trattano come un rettile. Vabbè, una cosa non è giusto. Come una merda, proprio. Una merda. Loro, se non è Tarzan, non lo guardano. No. Gli stilisti invece ti guardano, ti vedono. Si è detto un po', sì, perché sono molto ambiziosi. Dalla mano, mi secca dalla mano lo stilista. Anche quello però trovo ingiusto che le modelle e i modelli siano assolutamente di una bellezza irreale. Cos'è quello a fare? Leggo. Sottaceti. Allora ne prendo. Guarda che viene fuori l'aceto. Porca puttana. Oddio mio, Dio mio. Oh mamma mia, Dio mio. Oddio mio, mi sono rovinato. Pulsiamo un po' di aceto. Vabbè, mettiamolo. Aspetta. Conviene rovesciare? Ah no. Conviene mangiarli, sì, e conviene poi prima bere l'aceto, mitico. Questo è bestiale, cipollina è una. No, prendo questo io, Gürken. Ai confini del palato, questi invece sono le peroni Milano. La loro morte è col salame. E facciamo una frenata. Andiamo inondati dal pane. Però se non mi aiuti però, Paolo. Questo? Sassiccione. Lo guardo, eh. Ecco, la morte di quel peperone lì è con quel sassiccione. Sembra prosciutto però. È chiaro, no? Ecco. Possiamo però tenere sto ritmo qua però. Oggi qua, Aspetta, mettiamo lì. Perché questo soffre molto, capisci? Devi aprire il pacchetto e aggredirlo. Altrimenti lui si lascia andare. Dopo, poi sul passo così a Firenze facciamo il coro degli alpini. Sì. Tra Bologna e Firenze. Sul scegli passo. Tu però il genere. Sì. Molto forti questi sottaceti però. Troppo? Vogliamo un altro pezzo di pane perché? Lo vuoi? Te ne da un pezzo, no?
Un impero. Pure tu. No, io non mangio. Un pattullo. Eh? E quindi? Poi esco, sempre bicicletta là fuori. Bicicletta della Bianchi? Sì. Bella. Edoardo Bianchi, bellissima. Da pianura? Col Carter, da pianurissima. Vado da quello delle penne, dal signor Mazza. Dato che sono un collezionista di penne, essendo uno scrittore, è una mania, non so. E intanto ogni tanto guardicchio l'orologio per vedere se è arrivato più o meno mezzogiorno, momento in cui vado a far colazione. Tu hai mangiato tutto il salciccione? No. Sai che abbiamo un rifornimento anche del patè? Hai mai assaggiato il patè del pè? No. Beh. Patè. Patè, fegato d'occa. Buono questo. Buono, sì. Prego. Io non lo mangio. Voglio... Lo assaggio solo. Sì, sì, anch'io lo assaggio solo. Di cosa sa? Di patè. Buono. Mi dai questo pezzettino così? Perché a me non piace, lo mangio solo per la compagnia. Lo so. Quanto pesi tu adesso? 90? Sì, sono la battaglia lì attorno ai 90. Ah, beato tempo. Tu? Ormai tocco i 97. Temo anche vestito? In quel... Vestito? Nudo. Mi tolgo anche gli occhiali dall'orologio, purtroppo. Che divino sarebbe proprio quello che ci vorrebbe. L'apri bottiglia ce l'hai? L'apri bottiglia l'ho dato a te. No. Sì, hai aperto la bottiglia tua, scusa. Sì, non mi ricordo più dov'è. Questo non me lo dovevi fare. Eccolo. L'hai trovato? Sì. Irraggiungibile ormai. No. Devi tenere questo un attimo. Scusa, Non fare una frenata ora. Ma è nella scatola? Eccolo. Bravo. Oddio mio. Ce la fai? Sì. Sei un po' svogliato però, non lo fai con me. Sì, vino sì. Bene. Buono. Oddio mio. Ho versato quasi un litro d'acqua. Abbiamo passato il Po? Sì, questo momento. Sì. Allora eravamo rimasti che tu esci... No! Sì, un attimo. No, non guido, no, no. Allora... Io dormo anch'io. No. Dormo anch'io, No, no, tu no. Non vale, non vale. Guarda. Allora, esco da questo... Allora. Signor Mazza delle penne. Sono le ore. Sono mezzogiorno così. Esco e lentamente, molto lentamente. Vado verso via Borgo Spesso, dalla Bice, e mangio sempre, ogni giorno, un ossobuco cremolato con risotto all'onda. Allora prima tocco il risotto, troppo caldo. E allora con un cucchiaino da caffè mangio l'interno dell'osso con un po' di risotto e poi lentamente, mica tanto lentamente, bevo il riso e lo sobuco e immediata, eccola, una sonnolenza mortale. Bestiale. Vi
io schiaccio un pentolino. Vabbè, ma... No, per leggero. A parte il fatto che... Poi vedrai... Ma non mi fai compagnia? No, cioè, vado avanti io a fare le facce per la televisione? Sì, da solo tu. Tu parlo fai da solo? No, fai un monologo. Un monologo, cosa serve questo? Puoi mettere dei sottaceti. Goganga, goganga, gogangangginga, che go 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 gangangonga, che go 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 gangango. Cos'era, un gatto? No, no. Un uomo. Di un copertone. Un signore. Un extra comunitario. Un signore. Ho un copertone o un prete che stava dormendo in mezzo alla strada. Sacerdote, sì, sacerdote in genere. Hanno quell'abitudine lì, sai, non no? Non so perché, perché non glielo vietano. Ieri siamo andati con Maura a vedere la mostra dei Labrador. Tu l'hai sempre il tuo biondo, il tuo cagnolo? Sì, due, ne ho uno anche nero. Ah. Labrador anche. Che è di quella mia amica del Lago Maggiore? Sì. Che abita vicino a te a Cortina? Sì. Le ha dato un cane, dopo tu hai detto che non era, non aveva pedigrì, che non era... Sì, invece lei si è offesa. Sì. E invece lei dice che era di razza. Sì. Tu l'hai fatto così per non pagarglielo, logicamente. E invece quello biondo dove l'hai preso? Quello biondo è maschio o...? Il biondo è figlio di un mio amico, Manganelli, sai quello lì? Proprio suo? Sì, il suo, lo fa lui. Figlio suo e di una È un incrocio tra lui e una certa Simba. Lui era molto povero, allora quando era povero faceva il cane da monta. Tutte le razze, logicamente. Qualunque razza poteva fare lui. Devi dare un pezzettino di... Cosa vuoi? Un po' perché mi ha messo un po' di assura per mezzo chilo di patè. Se vedi un'oasi me lo dici. Dammi il tappo. Aspetta, il tappo. Tappo lo tappo, tappo io. Tappo ti tappo, tappo che ti tappo. Se ti capitasse di essere in difficoltà, cioè di avere appetito, quando passi qui vicino a Modena, sì. A Modena Nord tu esci, vai a destra, e c'è la trattoria dell'Annunciata, che è comodissima perché sta proprio vicino, sì, all'uscita dell'autostrada, saranno due minuti. Non possiamo andare adesso, no? No. E no, adesso non si fa. È qui, eh? È proprio qui, eh? Sì. Vabbè, allora. È caduto qualcosa di grave. Cioè? Per l'acqua aperta. Oddio mio. Abbraccia molto corti. Vuoi passare senza pagare anche? No, no, non posso, non voglio. Senta, buongiorno, trattoria dell'Angelo qua vicino, vero? Dell'Annunciata, Annunciata, trattoria Annunciata, sì. Allora, lei deve andare, sì, a destra per Reggio? Bene. Altri 4 km sulla destra. Perfetto, grazie mille. Per la troupe io lo faccio, perché noi, vedi, Annunciata. Noi abbiamo già mangiato abbondantemente. Ma che questa? Ma che ce frega noi, invece? Sì. No, noi adesso non mangiamo più, tranne forse. Della forse, pasta io. Ecco. Vogliamo chiedere una branda? No, no. No, dai, che mi piace.
sono andato per la prima volta nella mia vita da un andrologo. Ma tu perché sei capitato lì? Avevi dubbi di non Sì. Praticamente lui ti fa un test, no? Però la cosa curiosa è che lui mette a disposizione la moglie, che ha benissimo. Vabbè, questa signora che ha 45 anni ha una verità tale che i clienti tornano... Sono sani, cioè soprattutto. Ci stanno bene tornando. È curioso. Senti, tu sai che con le visite lì puoi fare anche per strada, in macchina, lo sai? Una malattia molto diffusa. Ciao. Quanto siamo da Roma? Tanto. Tu ti ricordi come ci siamo conosciuti? Perfettamente. Cioè? Erano le 14.28 del 1968. Andammo insieme a provare i vestiti di uno spettacolo televisivo che si chiamava Quelli della Domenica. Nella sartoria della televisione? Nella sartoria televisiva che stava lì di Sebastiano Soldati. Anche lui uno stilista? No? Beh, insomma, questo Sebastiano Soldati era il capo della sartoria. E avendo abitudini curiose, ma mica tanto, ma per l'epoca molto. Insomma, misurava solo pantaloni lui. Misurava solo il cavallo. Il cavallo dei pantaloni. Te lo ricordi? Poi ha detto, se vuoi io ti posso fare delle misure anche a casa, vengo io a casa, anche di notte. Lui voleva misurare solo di notte. Dimmi come si chiamava la coreografa. Aiutami. Non riesco. Dai. Questo è nuovamente il po', è la quinta volta che lo incrociamo. Floria Marcheggiani, per la mia memoria intanto. Che era una gran bella donna, era una gran bella donna. No. Di belle c'erano due o tre ballerine molto carine. Tre ballerine? Una poi c'erano Richeggiani. E come no? Sempre tra le ballerine dico, Loro erano due ballerine. Sì. Sono due ballerine. Richeggia, Richeggia, papà, però, papà, para, Richeggia, te lo ricordi? Ricchetta, giantatta, Richeggia, tatta. No, Hai saluto la parola. Non è Ittus. Ti ricordi, Dimmi, ti ricordi? Ti ricordi? No, non vale dormire adesso, Paolo. Vabbè, poco però. E quindi cosa facciamo? Ci aggiorniamo tra 10 minuti? No, mezz'ora. No, mezz'ora. Io quando siamo sul passo non facevo un pezzo sulle canzoni popolari, ti ricordi? Paolo. Ehi. Vabbè. Signori, Ingerson, Anderson che lo voleva Sì. Scusami, parlo. Siamo nel Prato Appenninico? Quasi, dovevo preparare la canzone. Paolo. Sì. Ti ricordi una bella canzone? È di quella ragazza. La Dosolina? La Dosolina, che era di Dosoledo. La Dosolina? La Dosolina la va di sopra e la si mette al tavolino. Ino. La Dosolina la va di sopra e la si mette al tavolino. Ino. Solo per scrivere la letterina e per mandarla napoletana. Ecco, allora, l'antefatto.
La Dosolina si era innamorata di Ciro. Sì, ma aveva avuto anche una relazione molto travagliata, con rapporti anche contro anche natura. Lo so. Sodomizzato. In quel tavolino. Sul tavolino. Si metteva al tavolino. Dice la canzone solo per scrivere una letterina al napoletano, a Ciro. A Ciro. Napoletano andava a Bologna, la trovava un'altra amorosa. Fermato per strada una veggente mi ha detto: scusi, sa, buongiorno, buongiorno, si ricorda di me? No, ha detto non, lei non mi conosce. Beh, io sono una maga, sono una buongiorno veggente. Buongiorno, dica, dica signora, lei mi ha detto, scambiato per no, non mi ha scambiato per nessuno, mi ha detto solo si ricordi che se un domani ricorda che se che sicuramente beh dico allora me lo dica quando è che muoio, perché io un momento ho tagliato corto, sono diventato un po' aggressivo. Lei mi ha detto il 14/12/2002 con una precisione. Qual è la data della tua morte? Sì. A casa tua? A casa mia, sì. In riva al mare, sopra il mare. Insomma, sopra il mare Bonifacio allora. Sì. Beh, e ti ha detto anche l'ora, mattino, pomeriggio? Alle 4 del mattino. Alle 4 del mattino. Sì. Arrivare almeno alle 8 di sera, perché ora che alle 8 di sera, ora che ti metti a letto. Far testamento. Scrivere due righe, fare le ultime telefonate. Sì. Perché sembra che non sia niente da dire, ma quando arriva il momento. Ma certo, quando arriva il momento è bestiale. Alle 4 del mattino del 12 dicembre. Fa freddo, devi far riscaldare perché è Bonifacio. Ma no, il riscaldamento elettrico si riscalda facilmente. Beh, sì, devi far riscaldare. Sì, vabbè, insomma, fai 2-3 ore. Vabbè, tu arrivi. Arrivo. Prendi il solito aereo privato che va figa, per l'ultima volta puoi anche spendere 2.000, no? Vado prendi un aereo privato, vai a Figari, ritroverai le due cavalli, dirai ma come mai ancora qui le due cavalli? Perché si entra un po' in quel, vero? Vabbè, ma i miei figli la usano. I tuoi figli la usano, quanti ricordi. Vai. Perché di solito te la lasciano guasta i figli, tu lo sai, no? Sempre. Ti lasciano l'automobile. Bene, perché io, ma è una regola. Te la lasciano guasta e senza benzina. Ma è una senza regola. Benzina è una regola. E quando tu dici, ma come, mi hai lasciato la macchina guasta? Dice, ma tu non mi hai detto niente. Sì, di dirtelo. E tu li devi avvisare, no? Devi, se non dici niente, loro lasciano la macchina guasta e senza benzina. Che strana regola. È una regola. Poi farai per l'ultima volta sulla tua barca un'insalata di riso, ti ricordi? Come no? Eh? C'era mio nipote piccolo piccolo. I miei figli erano già grandicelli, ma insomma, aspettavano sempre la tua insalata di riso. E ti ricordi il come si dice, il gabbiano, scusa, il gabbiano Jacques. Jacques. Al quale ti portavi sempre il pane. Il pane e poi ogni tanto avvolto nel pane mettevi dentro un pezzo di peperoncino. E Jacques partiva con un raso, Jacques. Io ti consiglio di andare il giorno prima perché sembra di non avere niente da fare, ma quando arriva quel momento lì avrai voglia di andare a Capo Pertusato. Sì, avrei sì. Voglia di vedere il mare incazzato che passa. Vorrei lì andare a vedere nelle bocche la casa di Ferreri che è lì la che ti aspetta, no? Sì. No, Ferreri è morto, lo sai, povero. Appunto, ma aspetta. Ti aspetti in quel senso lì alle 4 lì. Sì. Ah, vedi quella casa là abita, come si chiama? Peppino Rotunno. Sì. È vivo? Credo. Oh,
Aspetta, aiuto, mi scende sugli occhi, non vedo più. Me lo tieni, Paolo, per piacere, giù qua? Il volante? No, questo. Sì, avanti. Nel dito, ecco, grazie. Così stai bene? Eh beh, si sente meno aria per quanto. Apro il finestrino. Tu adesso affiancati un automobilista. Qualunque, uno a caso. E lo salutiamo. Stanotte sei bella in un manto di stelle. Non ho tremole come Mario. Parlami d'amore, Mario. Qui siamo a Firenze. Qui stiamo scendendo verso Firenze. Eh sì, Firenze. Firenze brava. Tu mi hai preso gli occhiali? No, sono questi. Eccoli qua. Sì, ma i miei occhiali, dove? Tu mi hai preso gli occhiali di sotto. No, sono questi. Agli altri, quelli neri? No, quelli neri no. Non so dove sono. Deve essere molto attento. Forse i neri li indosso, per quello li cerchiamo. Eh? Niente. E il professor Vignardelli? Bava. Bava. Fu invitato all'inaugurazione della stazione di Monta Taurina di Arezzo. Spinto da quella sua naturale curiosità culturale, il Vignardelli Bava si chinò fino a terra, subito lì all'ingresso per decifrare un'oscura iscrizione. Bava, un'oscura iscrizione al pavimento finemente mosaicato. Quando entrava, improvvisamente a sorpresa, Gorgo, il più grosso maschio che l'ho ospitato, che gli usava una lunga quanto atroce pubblica violenza. E il Vignardelli che dopo Arezzo si era chiuso in un cubo mutismo, fu invitato all'inaugurazione del circo tedesco Busch Gleich. Per l'occasione tendata al campo di Marte. E Vignardelli fu subito riconosciuto dalla folla. Sorrise con la sua bella faccia, perché Vignardelli aveva una bella faccia. Perché Vignardelli aveva. E si chinò fino a terra per premiare il più piccolo nano del circo. E in quel preciso istante, Urus, il più grosso rinoceronte del circo, partiva dalle lontane scuderie. Che fai? Area di servizio del commercio qua. Cosa devi fare? Benzina? Devo fare benzina, sì. Ah, però. Io vado all'autogrill. Aria, vorrei fare l'acqua. Che no? Beh, però adesso lo evitiamo, o no? Che rumore può fare questo? Un po' assordante, la cambia al cuore forti. Ma manca qualcosa o è tutto completo? No, questo è tutto completo. Ci vuole solamente l'elettrauto. Ci vuole la macchina, questo lo stringi, metti una cosa. Sì, ho capito. È caduto qualcosa di grave. Dai, lontana che stuccore. Non sono capace a metterlo. Vabbè, io fingo, faccio così. Ti hai messo la cintura? Non riesco.
Beh, adesso ce la faccio. La mia non funziona più. Dammi l'attacco, scusa. Ma non so dov'è. Sarà in basso? No, sarà in basso? Ma non l'ho tolto. C'era prima, adesso non c'è più. Per forza. No, ma guarda giù dove finisce. Forse è scivolato giù. Ah, è meglio metterlo, scusa. Sì, lo so che è meglio metterlo. Io di fatto. Ecco, ciò. Oh. Vedi con un po' di. Ecco. In quella trasmissione c'era anche l'ombretta Colli, ti ricordi? Quale trasmissione? La trasmissione che facevamo ai tempi d'oro là. Ma tu non ti ricordi nemmeno più chi è. Lei è Gaber, Giorgio Gaber, te lo ricordi? No. Chi è? Quella miseria. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici, te lo ricordi allora? Sì, la canzone sì. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. Era un mago. Vai. Ti ricordi quando siamo venuti a Milano io e Cocchi a fare il cabaret e tu ci organizzavi le serate, portavi il pubblico, come no? Il dopo cabaret. Sì. Alla campanella. Portavi tutta la crack, i giornalisti. Sì. Tognazzi. Maurizio Costanzo. Tognazzi. Costanzo rideva molto. Tognazzi rideva molto, Costanzo rideva molto. Gasman. Tu ti ricordi quello che hai fatto ieri? No. Già lo smog della città, guarda che macello. Sì, pazzesco. Vero. Questo che fa? Ah, birichino. Birichino. Birichino di birichino. Perché ti infieri qua? Perché non ho il. Ma per pietà glielo dico. Non ho la tessera io. E loro perché li fanno? E che devo fare? Devo pagare solo di farli. Maura, era anni che lo aspettavo. Quel prosciutto lì? Ma io lo mangio lentamente, giorno dopo giorno. Va bene, insomma, inviteremo dei prosciuttisti, addio. Ciao, saluti da Mauro. Perché ti è arrivato il prosciutto? Sì, da Huelva. Quando lo tagli suda, vero? Molto, ma c'è una cosa che... non lo so, adesso vado a casa, lo incontro. Lo coltelli subito? Ma non so, conviene? Beh, potresti organizzare una... un party spagnolo. Potrebbe essere un'occasione. Si invita qualche spagnolo, ci si veste tutti in costume, si balla flamenco. O anche la sevigliana, un toro da combattimento. In cucina seduto un toro da combattimento. Esatto. Imbottito di tranquillanti. Io farei anche un po' di quelle, come prima di attaccare il prosciutto. Il prosciutto farei anche un paio di tortillas, quelle con le patate. Buone. Mamma mia. Non troppo, se non mangi solo quello, poi... Perché
perché la patata va prima la fai cuocere come per fare poco, però bollire, sì, come per fare poi, sì, la patata sauté. Claro che sì. Poi la fai passare un po' in padella col condimento. Sì, claro che sì. Quando la patata pensa di diventare patata sauté, crede, sicuro. Pam, gli butti sull'uovo. Lei rimane sorpresa. Lei rimane sorpresa e in quella sorpresa lì. È proprio la tipica merenda del gitano, vero? Il gitano quando si ferma prende una fetta di camon, se la mette sulla, si sdraia, se la mette un po' sulla sugli fronte, occhi. Sugli occhi, da cui il famoso detto è prosciutto sugli occhi, esatto, e vede poco, lì in quel momento lì fa finta di niente, qualsiasi cosa capiti lui non la vede, vero? Perché è il momento della siesta, allora.